trovare la chiave. E la chiave è la metafisica. Il raddoppiamento del mondo si intravede abbastanza bene in quelli che noi chiamiamo i presocratici, ma che qui diventa sistema, diventa il più grandioso, potente sistema di pensiero dell'umanità, no? Nel libro sesto e nel libro settimo. Cioè la linea epistemologica, i vari livelli del sapere e la caverna, il più grande mito, insieme al mito del paradiso perduto, il più grande mito dell'Occidente, la caverna. Da un'analisi testuale della caverna, c'è questa immagine, gli uomini che stanno seduti, legati, obbligati a guardare davanti a loro quello che gli passa, il convento, la televisione, e dietro, ma non lo vedono, c'è la causa di tutto ciò, cioè un grande falò che proietta su uno schermo, anzi sulla parete della caverna, le ombre degli oggetti che vengono fatti passare. A un certo punto qualcuno, non si sa perché, non si sa come, si scioglie. E questo è una cosa importantissima che Platone sottolinea anche altrove. I filosofi nascono per caso. Lui dice automatoi. Nascono per caso nella città. Ananketis ectiques paribale, cioè c'è un'opportunità che il caso offre al filosofo, che è nato per caso, di prendere il potere. Ma tutto è casuale. Cioè, la filosofia è la dimensione nella quale si tiene sotto controllo il caso, ma essa stessa nasce dal caso. Platone non è così sciocco da pensare che la filosofia sia autofondata. La filosofia è qualche cosa che fonda, ma è fragile. Quando Hobbes dice che il Leviatano è un dio mortale, dice la stessa cosa. Filosofia è potentissima e fragilissima al tempo stesso. Allora, abbiamo questo tizio che non si sa perché, per caso, si scioglie. È costretto, chissà perché, ad alzarsi e a girare il capo verso la luce. E qui il verbo è anankazein. Immaginati, dice, che venga costretto, anankazoito. Cioè, la filosofia comincia per caso, tyche, e per necessità di costrizione. È trascinato su a forza, la anabasi, la salita, implica la bia, la violenza. Questo qui o si trascina o è trascinato, fa una fatica dell'accidente, si fa male. Arrivato su, gli capita appunto il premio, cioè le idee e poi, dopo opportuno addestramento dello sguardo, il sole, che è il bene. Le idee le conosci, le vedi e le conosci, il bene ne godi. Fine della metafisica, ma neanche per idea. Fine della metafisica, qui Platone civetta e dice sì, sarebbe bello, ci mettiamo lì tutti noi quattro gatti di filosofi e stiamo a disegnare le ellissi dei pianeti, a calcolare il moto degli astri, a contemplare il bene. Ma questo no, nell'accademia, un po' fuori mano, lontano dalla città, dove ci stanno quegli altri là, no? I profani. No, ecco, non c'è Shangri-La, non ci sono i monasteri tibetani in Occidente. Quel filosofo, quando arriva su e si mette in mezzo agli altri filosofi, deve iniziare una catabasi, torna dentro. La filosofia non è compiuta, è mezza filosofia se non si fa prassi. Torna dentro e anche qui
i filosofi sono costretti a discendere, pros anankathontes, è sempre anank che è in gioco, sia che lo vogliano, sia che non lo vogliano. Il filosofo è lì che dice, no, non voglio scendere nella città, voglio stare qui in accademia a calcolare le traiettorie degli astri, a pensare quanto è bello e quanto è buono il bene. Quindi dice, no, a turno, da quando hai 50 anni in poi, a turno per 5 anni, ti tocca scendere. Katabateon, che è un gerundivo, vuol dire dovere. Va giù e lì a quel punto il filosofo si scatena. Allora, e qui ci sono due ipotesi. Il filosofo si scatena e trasforma la città nella Callipolis, se gli va bene. Cioè nella città in cui ciascuno è giusto, e adesso vediamo che cosa vuol dire, nella città giusta in cui ciascuno è giusto, ma molto più probabilmente gli va male. Perché ovviamente va giù e si scatena, nel senso che vuole togliere le catene a tutti quegli altri che erano rimasti lì, seduti, legati a guardare la televisione. Lui ha visto la verità. Gli altri hanno visto la televisione. Il dovere suo, il dovere, è portare tutti a vedere la verità. Attenzione, non vuol dire tutti diventano filosofi, ma tutti escono dalla nebbia cognitiva e ciascuno scopre la propria essenza, scopre se stesso. Mentre il neoliberismo ci ha detto sii te stesso dicendoci segui i tuoi desideri, Platone dice sii te stesso seguendo il logisticon, cioè la parte razionale della tua anima. Non puoi, non sai, è difficile, perché le altre parti dell'anima, cioè la parte delle emozioni, e la parte dei desideri sono parti molto forti, bene, ti aiuta con una qualche energia il filosofo. Non è chiaro con quale energia. Certamente il filosofo è re. Quando gli va bene è re, quando gli va male è morto. Come Socrate. Cioè tutta questa macchina serve a dimostrare che Socrate non poteva non essere messo a morte, perché i filosofi non stanno bene dentro la città. Perché le città stanno male, le città stanno male, soffrono. E soffrendo, quando arriva il medico, lo ammazzano. È necessario che i filosofi regnino nelle città, ovvero che i signori delle città facciano genuina e valida filosofia e si riuniscano nella stessa persona la potenza politica, la dynamis politicae e la filosofia. In caso contrario non ci può essere tregua dei mali per le città e per il genere umano. È dannatamente vero. Cioè, tregua dei mali per le città e per il genere umano non c'è mai stata. E qui c'è uno che dice, io so come si fa. Il male consiste nel fatto che gli uomini vivono non secondo la propria essenza ideale. Il bene consiste nel fatto che gli uomini vivano secondo la propria essenza ideale, ovvero che si sforzino di essere divini per quanto è possibile a un uomo.